Ben ritrovati, buon inizio di settimana. Un passo indietro sul piano squisitamente del gioco, ma tre punti in più in classifica. E sono tre punti decisamente di platino per il Foggia di Zdenek Zeman, che ieri rimonta ha piegato un buon Messina dopo essere stato sotto di un gol, il gol che aveva portato in vantaggio i peloritani dopo un quarto d'ora e che faceva rivedere streghe dalle parti dello Zaccheria. Diciamolo subito, non è stato certamente il Foggia che avevamo ammirato soltanto quattro giorni prima nel derby di Andria, ma era lecito attenderselo perché Zeman ha optato in buona sostanza per lo stesso Foggia che si era imposto a mani basse nel derby al degli Ulivi, 9 undicesimi nuovamente in campo, a parte Volpe e Martino. Martino che è stato decisivo, determinante, con quel suo missile terra-aria, che ha permesso al Foggia nell'arco dei primi 45 minuti di ritrovare il pareggio. Fondamentale questo gol perché ha ridato sicurezza ad un Foggia che poi nella ripresa a tratti ha stentato, anche perché, ripetiamo, di fronte c'era un avversario motivatissimo che ha cercato in tutti i modi di mettere in difficoltà la formazione di Zeman. C'era un terreno di gioco infame che ha reso praticamente impossibile le giocate, le geometrie del Foggia, anche questo avrà inciso, ma poi come al solito la perseveranza, la voglia comunque di arrivare al successo di Curcio e compagni alla distanza ha premiato i rossoneri, che prima con Mercai, subentrato a un Merola che si è espresso su toni leggermente inferiori e su livelli inferiori rispetto al match di Andria, Mercai, dicevamo, ha di fatto indirizzato poi la partita per il Foggia. E poi alla fine è arrivato anche il pezzo di bravura di Michele Rocca, che ha chiuso definitivamente il match a tempo praticamente scaduto e che ha fatto scorrere anche i titoli di coda su questa gara. È una vittoria di fondamentale importanza per il Foggia, arrivato contro uno degli avversari più difficili di questo momento, ecco perché la considero davvero una vittoria e un successo di platino. E adesso entriamo nella fase calda della stagione rossonera, perché alle porte ci sono quattro incontri che molto probabilmente chiariranno anche le reali ambizioni del Foggia. Ma su quello che sarà il prosieguo torneremo evidentemente nei prossimi giorni, in questa giornata. Oggi invece godiamoci questo bel successo che oltretutto consegna a Zeman un record di cui essere fieri. Da ieri è l'allenatore più vincente di 101 anni di storia rossonera. Scusate se è poco, vi aspetto domani. Ciao.